Buongiorno. A nome del comitato organizzatore di Festival Letteratura ringraziamo lo sponsor Gruppo Autogas Nord per aver contribuito alla realizzazione di questo evento e diamo il benvenuto a Alberto Arbasino e Marco Belpoliti. Ricordiamo di spegnere i cellulari, che sei veramente vietato a fumare all'interno dell'aula. Allora, un incontro anche molto atteso, sia per Arbasino, insomma, che è uno dei nostri maggiori scrittori, ma anche per le cose che sono scritte in questo libro, che è un libro estremamente divertente per chi l'ha letto, e al tempo stesso, come succede in tutte le opere di Arbasino, c'è anche una sorta di profondità che si nasconde sotto questa superficie, sotto questo stile, questa brillantezza incredibile della sua scrittura. Allora io farò delle domande ad Alberto, comincio da una cosa molto, molto frivola, dalla copertina, che frivola non è, una bellissima copertina, se la so, l'avete vista, dove c'è un Arbasino un po' più giovane, sdraiato su questo divano. I divani di casa Arbasino sono una leggenda, sono molto belli e molto ampi, e sta leggendo, con la pulici sdraiato sul divano, i luoghi della tua lettura sono quelli? Ma in realtà ero sdraiato su un divano con dei cuscini morbidi e soffici, e non so se avevo le scarpe o non le avevo. No, senza, vedo dei calzini. Ma in realtà erano luoghi dove si poteva leggere, magari anche scrivere qualche cosa, e poi soprattutto quello che conta è che quella foto è più o meno coetanea, contemporanea, si può dire, delle vite e degli incontri scritti nel libro, più o meno è di quegli anni, e quindi risale a quegli anni là anche quel tipo di posa che si usava allora. Bene, allora il libro comincia in ordine alfabetico, no? Come cioè, aprete, comincia, beh, insomma, forse non a caso si apre con Gianni Agnelli, no? Che è stato un personaggio abbastanza significativo della nostra vita e italiana. Tu ne dai un ritratto curioso di un uomo estremamente elegante che però produce delle macchine ineleganti. Ordinarie, veramente, perché le Fiat dei suoi tempi erano per le macchine molto ordinarie rispetto alle altre che si prendevano loro. E come mai? Secondo te c'è questa divaricazione, insomma, tra questo uomo elegante che mette l'orologio sopra il polsino della camicia e al tempo stesso invece questa industria che è rimasta, come dici tu, ordinaria, ecco. Era ordinaria l'industria, erano ordinari i modelli della 500, della 600 e così, ed era addirittura ordinaria una Fiat 1002, che è stata la prima macchina aperta che ho portato, poi ce ne sono state varie altre, tipo l'NG e così, ma però faceva delle macchine inevitabilmente ordinarie, a parte, dico, quella 1002 aperta che però ha avuto pochissimo successo, forse anche per quello faceva delle macchine così medie, così ordinarie. I personaggi invece sono quasi tutti straordinari del tuo libro, no? Hanno tutti, emergono. Beh, buon per loro, buon per me anche. Qual è il personaggio che più ti ha interessato nello scrivere o riscrivere, che poi, come hai detto, questo è anche un libro, come tu stesso hai teorizzato, che è un montaggio di cose scritte in anni differenti, infatti si vedono alcune interviste che ricordavo anche degli anni 60, che hai rimontato e hai unito insieme ad altre parti, che credo che tu abbia scritto anche in nuove, insomma, ma qual è il personaggio
a cui sei più affezionato di questi ritratti italiani? Forse l'ultimo, cioè Federico Zeri, perché Federico Zeri era straordinario per le sue trovate lessicali di imitazioni. Lui per esempio faceva le telefonate fingendosi un'altra persona e fingeva di essere una lavandaia alle prese con delle lenzuola sconvenienti di un convento, di un monastero femminile, ed era molto divertente per quello, perché faceva le diverse parti, non solo, ma come racconto, credo di aver raccontato lì, da tempo non andava a Roma, mentre invece una volta arrivando con Agostino, che lui amava molto, a casa sua a Mentana, lui dice: il professore è andato a Roma, ma ormai è andato a Roma, e poi lui ritorna abbastanza trafelato e spiega che era andato da un vecchio professore che era appena morto per portare via delle carte, dei volumi che gli interessavano, ed era lì carico di volumi che mai avrebbe fatto il tempo a leggere, ormai era in tale età, ma però voleva possederli e voleva averli. Il personaggio invece meno divertente, diciamo il più noioso di questi ritratti italiani che tu hai schizzato in queste pagine? Non lo so, perché lì ci sono, non si raggiunge neanche il numero di 100, perché sono 93, 94, così, ma non ce n'è neanche uno che non sia abbastanza piacevole e divertente. Non ce n'è neanche uno che sia noioso, che i noiosi li ho tirati via, non li ho messi. Allora ti suggerisco uno che diciamo anche la tua scrittura un po' sosta, non è brioso e veloce come in altri punti. Aldo Moro. Beh, Aldo Moro non era un personaggio divertente, abitava un suo segretario, che era invece collezionista di quadri, nello stesso palazzo di Freato. Nello stesso palazzo via San Valentino, credo, dove abitava con marito Andrea Dotti, Audrey Hepburn, e allora lui, per essere ricevuto da Audrey Hepburn, questo suo segretario cercava di prendere l'ascensore ogni volta che lo prendeva il nostro amico Andrea Dotti, il quale è riuscito a non invitare mai quel segretario di Moro a casa loro, perché Audrey non ne voleva sapere, giustamente, non ne voleva sapere. Moro era un grande appassionato di film, di cinema, andava spesso al cinema da solo e vedeva cose che forse un democristiano dell'epoca non vedeva. Guardando la pregevolissima, unica, insomma rara, Indice dei Nomi, che diventa anche come una specie di tavola. Ah, beh, sì. Beh, insomma, gli affetti. Le ricorrenze. Sì. Ecco, allora, il nome, uno dei nomi più frequenti sono, li ho segnati, ho fatto anche un calcolo, cioè Pasolini, Moravia, Proust e Calvino. Ecco, cominciamo da Calvino. Allora, cominciamo da Calvino, sì. È divertente, eh? No, perché non voleva assolutamente essere divertente, e quando si è parlato, dopo la sua scomparsa, di leggerezza calviniana, non era affatto leggero e non gli sarebbe piaciuto quella formula
cosiddetta leggerezza calviniana. Non gli sarebbe piaciuta, perché aveva un tipo di mancanza di senso of humor deciso, duro, profondo e poi soprattutto ligure. E quindi non aveva niente della leggerezza calviniana, proprio niente. In quanto a Moravia, certo che viene nominato molte volte, Moravia ne ha fatte di tutti i colori, però quando c'è mancato moltissimo. Pensare che la sera prima della sua morte, che poi è morto in bagno, la sera prima c'era una cena per lui, che stava benissimo allora, poi la mattina dopo, a casa di una amica che si chiamava Olivetti, ma avendo sposato in prime nozze un Marini, e si considerava la zia o la suocera di Dacia, e quindi anche di Moravia, che era più vecchio di lei invece, ma era un vecchio scherzo. Ma no, sì, tu dici nell'età di mezzo era dispettoso e prepotente, sì. Te ne ha fatte di tante, dici che te ne ha fatto tante, me ne ha fatte dispetti di tutti i colori, perché per esempio riuscivano a farsi dare da una comune amica delle coppie di Fratelli d'Italia, perché siccome Fratelli d'Italia, che era un romanzo sull'attualità, e doveva anche contenere alcuni cenni sull'attualità romana di quegli anni, e allora lui era riuscito a farselo dare, perché io gli avevo dato da una persona amica, e io gli avevo dato per evitare il contrario, cioè che ci fosse il cappellino di una certa signora, di una borsetta di un'altra, il marito di un'altra, così. Lui è riuscito a farselo dare e ne dava lettura, ridendo sconciamente, nelle pizzerie che frequentava con i suoi seguaci. Ma tutto questo non importava niente, perché poi ci si era pacificata, poi si ritirava di nuovo, la vita di caffè a Roma è fatta così. È una vita che tu hai fatto molto, tra caffè, ho fatto moltissimo, perché caffè e pizzerie, ancora adesso si rimpiange, per esempio da Canova, che è tutto moderno così, si rimpiange quando invece era disadorno, però con dei bei divani, dei colori caldi e soprattutto dei grandi paesaggi, di quello che si chiamava allora Francesco Trombatore, ed era il padre di Antonello Trombadori, che poi riuscì a cambiarsi il nome, perché da Trombatore diventò Trombadori e Antonello. Sono un po' sistemate le cose. Per esempio, lì c'era spesso, oltre a Patti di Feo, Carlo Levi, che arrivava come un dio benedicente a bordo il Canne di Mantia, arrivava verso mezzanotte e benediceva, salutava, e questo era Carlo Levi. Quindi veniva anche un po' deriso, dileggiato, diciamo. Una cosa che colpisce, tu ti ricordi spesso, il caso di Longhi, degli indirizzi delle vie, dice, ah, quelli stanno nella via tal dei tali, quando stavano a Forte dei Marmi, nell'altro posto, come mai questa, diciamo, questa memoria topografica di queste, delle vie? C'è qualcosa che le lega tra di loro o un tuo atteggiamento? Ma non lo so, perché nel caso dei Longhi
loro stavano al Tasso in via Benedetto Fortini, che allora era completamente vuota, non c'erano dei vigneti, stavano al Tasso, e quindi via Benedetto Fortini ci si arrivava a piedi lungamente, e c'era anche la storia di Carlo Emilio Gadda, che non potendo tollerare l'idea stessa che una signora come Rana Banti, donna combattiva, ritornasse a piedi in via Benedetto Fortini, insistette per accompagnarla, però siccome avevano una bicicletta sola, accompagnò per forza a piedi, poi tornò a piedi, poi si lamentarono moltissimo tutte e due a lungo. Uno dei ritratti che più mi ha colpito, in realtà sono quei due, comincio da questo, uno dei ritratti che più mi ha colpito anche per la sensibilità umana, le cose che dice, adesso poi mi soffermo su un pezzettino, lo leggo magari o lo riassumo, è quello di Gian Giacomo Feltrinelli, che si capisce che è una persona, come editore ha contato moltissimo, moltissimo per te, ma anche come persona, per la sua allegria, le feste che vi faceva, eccetera. Allora tu racconti, comincia questa scena con la sepoltura, l'inumazione al cimitero monumentale di Milano di Feltrinelli dopo quello che è successo, che sappiamo tutti, fa parte della nostra storia nera degli anni 70. Ed è molto bello questo inizio, quasi cinematografico. Poi vai avanti e a un certo punto racconti un incontro, va all'indietro, la pellicola viene racconta all'indietro l'incontro, lui è già in clandestinità. Lo incontri, vai in un ristorante con lui e vi mettete a discutere. Lui espone le sue idee sulla situazione politica italiana in quel momento, le idee che, con cui tu dissenti e gli dici il tuo dissenso. È un uomo con cui tu hai parlato tanto. A un certo punto vi allontanate, succede quello che succede sul traliccio di Segrate, e tu scrivi così, che Gian Giacomo disse a una persona amica che secondo lui era la prima volta che l'avevo preso sul serio, dopo 11 libri fatti insieme. Eh sì, avevamo fatto insieme 11 libri ed eravamo a fare quei libri non come si fa adesso con una pletora di consulenti, ma semplicemente noi due soli a un tavolino a quattro mani. Diciamo, facciamo questa copertina, facciamo questo paginato, facciamo qui o là, e 11 libri. Quella volta, mi ricordo bene, che aveva detto la frase che dici, che eravamo in un ristorante di via Manzoni a Milano, in un posto quindi centralissimo, dove lui non soltanto era già in clandestinità, ma ha pagato con un assegno della banca che la famiglia Feltrinelli possedeva con il Vaticano. E quindi era un insieme abbastanza bizzarro, perché lui clandestino via Manzoni a Milano, e poi pagare con l'assegno. E la banca era tuttora della famiglia Feltrinelli e del Vaticano, era una banca unione, non so, una banca di quel tipo lì. E allora sembrava abbastanza bizzarro, curioso. Ma lui mi prese disse che lo avevo preso sul serio forse per la prima volta, ma era la prima volta che non lo prendevo. Infatti la cosa che colpisce è la frase che segue, che suona così: l'ho saputo dopo la sua morte, e siccome era vero il contrario, come hai appena detto, mi è venuto freddo, riflettendo come potesse sbagliarsi facilmente nel giudicare perfino un uomo che conosceva da anni e col quale aveva parlato per ore. E apri questo flash, no? Cioè, non ti aveva capito. No. Evidentemente non aveva capito, perché era molto nervoso, nel senso che aveva questi nervosismi superficiali, diciamo, e forse anche più profondi. Però
fatto che non avesse capito che invece lo prendevo sul serio quando facevamo i libri insieme e non invece quando diceva quelle sciocchezze, diciamo, finali, era curioso, era molto bizzarro e anche significativo. Nella sua personalità? Sì. Anche io con una personalità forse scissa in un certo senso. Sì, no. Ma non so se scissa più o meno, perché era tutto impegnato da una parte. L'altro ritratto che mi ha colpito, insomma, sono anche le pagine più lunghe, il ritratto mi sembra più lungo, se non ho contato, è quello dedicato a Pasolini, mi sembra che siano 35 pagine. È abbastanza complesso, è molto anche sorprendente, pur avendo letto molte cose tue, anche in giornali, insomma, in questi anni per il lavoro che ho fatto intorno alla tua scrittura, non mi ero mai accorto che avessi scritto così tanto di Pasolini, che fosse così tanto importante. Ne hai scritto molte volte, ma qui viene fuori un ritratto abbastanza ricco e complesso. Si parte con questa intervista che poi avevi già pubblicato, quella dove Pasolini dice questa frase molto forte, no? Riguardo alla situazione, siamo un poco prima della sua morte. L'Italia è un corpo stupendo, ma dovunque lo tocchi o lo guardi, vedi attorcigliate le spire viscide e nere di un serpente. L'altra Italia. Come si può fare l'amore con un corpo così tutto avvolto da un serpente? Così comincia la castità. Che poi non è vero, no? Sappiamo che non è vero, però è un'immagine molto forte, pregnante, che anticipa anche per le date poi quello che saranno gli scritti corsari, insomma la sua visione nera, pessimistica, che culmina poi anche in Salò. Ecco, a un certo punto si è rotto qualcosa nella vita di Pasolini. Si è rotto, no? Qualche cosa quando ha cominciato a invecchiare e a sentirsi invecchiare, perché finché faceva il ragazzo giocava a calcio, si divertiva con gli altri ragazzi, così. A un certo punto incomincia a sentirsi più vecchio, più anziano, comincia a non divertirsi più tanto con le solite storie, si butta su Salò e i torturatori, così, con anche delle persone amiche e più anziane, delle attrici soprattutto, che lo conoscevano, lo amavano e lo seguivano da tanti anni. E allora, nello stesso tempo, si conforma a quel tipo di omologia, come lo chiamava lui, omogenizzazione, così, che era quello di una certa epoca televisiva. Diciamolo che era di una certa epoca televisiva, perché non lo si dice mai. Invece per lui il passaggio da una vita individuale a una vita televisiva doveva essere per forza omogeneizzazione, doveva essere omologazione, e questo lui lo ha sofferto crudelmente, perché coincideva con questo suo passaggio da una vita attiva da ragazzo, da giovanotto, così, invece con un passaggio dove gli altri erano più giovani. Pasolini è diventato un'icona, eh? Adesso c'è il film che è stato presentato a Venezia, che uscirà nelle sale all'inizio di ottobre, credo. Però tu fissi alcuni punti abbastanza importanti, perché noi sappiamo che questo è un paese in cui le icone si formano difficilmente, ma una volta formate sembrano come dei monumenti, quelli che ci sono un po' nelle nostre piazze, non si muovono più da lì. Si capisce che tu volevi molto bene a Pierpaolo Pasolini. Ma certo, io volevo molto bene. Però metti a fuoco alcune questioni, quella ad esempio del vittimismo, che è legato anche a quella particolare omosessualità di Pierpaolo Pasolini. Come risolve dunque il problema
di un vittimismo masochistico, genuino e profondo, ostentato e strumentale per la carriera, ma molto autentico, presentandosi insieme come capo espiatorio e agente provocatore, o come capo provocatore e agente espiatorio, sempre più eretico e martire, in una fase tuttavia provvisoriamente priva di grossi lutti sacrificali da elaborare nel dolore, e in ambienti, questa è la frase che mi interessa, dove il sesso e soprattutto la sodomia venivano vissuti come commedia e non come tragedia. In fondo questa è la cosa che tu, diciamo, rimproveri o dici a Pasolini. Gli unici due che lo prendevano sul serio, scrivi, erano il Partito Comunista e i Cattolici, cioè la Chiesa. E quindi i due poteri maggiori dell'Italia di quegli anni lo prendevano sul serio, e quindi essere preso sul serio contemporaneamente dai Cattolici, dalla Chiesa e dal Partito Comunista, quando il Partito Comunista era ancora ritogliati sua eredità, non ci voleva mica tanto, e per di più i lettori del Corriere della Sera. E metti insieme cattolici, comunisti, lettori del corrieristi, ed eccoci in una grande maggioranza, facendo la vittima in una maggioranza. Non è più così. Non è più così. No, non è più così. Certo. Siamo passati da questo vittimismo, tragedia, o anche da queste due chiese, come possiamo chiamare, a qualcosa di diverso oggi. Forse la commedia prevalsa sulla tragedia. Come la vedi? Ma non lo so se la commedia prevale sulla tragedia, o se invece non è il contrario, perché l'omologazione che lui vedeva arrivare, e che poi non per niente è arrivata, non prevedeva una omogeneizzazione così vasta e così calma e così generica anche. Chi lo sa? Beh, insomma, il tema del sesso, tu lo chiami appunto così. Beh, il tema del sesso, sì. Il tema del sesso diventa importantissimo, perché lui se lo andava a cercare, si faceva picchiare, e quindi una volta che è morto si è detto, si è fatto picchiare più del solito, insomma, quindi anche il tema del sesso va preso un po' con cautela, diciamo. No, queste pagine sono amabilmente anche ironiche nei confronti di Pasolini, però raccontano anche qualcosa di più profondo. Insomma, diciamo così, sono pagine su Pasolini che hanno una profondità e un'acutezza notevole, e anche una certa frivolezza, se posso dire così, come se tu anche un po' volessi allontanarti anche da questi temi, soprattutto su questa forma del vittimismo, questo modo di vivere quella che tu chiami qui sodomia, no? La parola torna almeno due o tre volte in queste parti, ma un desiderio di allontanarsi da tutto questo. È così? Ma la sodomia, quanto in quanto la sodomia, no, no, non so, certo che lo prendeva, è inevitabile. Allora, però sempre tornando su. Era inevitabile, però nello stesso tempo, se si guarda a quel ritratto che ha schizzato, che ho tuttora lì a casa mia, e dove un ritratto che ti ha fatto Pasolini, sì, mi ha fatto lui, e dove mi pare che si dice, cioè, all'inizio, e dove io dovrei essere quello che scrive alla macchina da scrivere e che mi fa delle domande di industria culturale, a cui io nobilmente voglio rispondere. Allora quel nobilmente è un aggettivo significativo, perché nobilmente significa dignitosamente, così. Poi la sera lo si va a prendere nel sedere, nobilmente, mica tanto.
vita bassa. Sì, allora ci sono due ritratti curiosi, anche un po' imprevedibili in un certo senso, mi erano sfuggiti, confesso. Allora, uno è quello di Sofia Loren e l'altro è Gianni Morandi, che si infilano, diciamo, da questi ritratti italiani, che hanno, diciamo, anche rispetto al primo, in cui applicano gli Agnelli, hanno una leggerezza e sono ritratti molto diversi, anche stilisticamente. Ma sono diversi perché, siccome erano degli articoli che mi sembravano abbastanza ben riusciti, perché era intitolato uno una giornata con Gianni Morandi, ed era effettivamente una giornata in cui si gira di qui di là, fermandosi a colazione a casa sua con la moglie, giovane, appena sposata e così. E poi quello di Sofia Loren, che era appena ritornata dai suoi viaggi e interpretazioni all'estero, e quindi valeva la pena, mi sembrava, di raccontarli con un tono appropriato, diciamo. Parla molto di libri, come quasi fosse un intellettuale. Sì, sì, ma giustamente. Tu hai lavorato molto per i giornali, questo sì. Libro nasce anche sì. Così, ecco. Seguivi un tuo istinto particolare o erano i giornali che ti commissionavano, come nel caso della Loren oppure di Morandi, questi ritratti, queste interviste, queste conversazioni? Ma dipende, perché per esempio raccontavo in tante puntate la California come era il tempo dei figli dei fiori, appena agli inizi di quelli che poi in Europa sono diventati il 68, sono con le tragedie e con i massacri. E allora si raccontava la California dove tutto stava nascendo, ma dove c'erano dei tali vasti spazi per cui non era possibile fare gli agguati nelle strade, dietro i muri, nei vasti spazi della California non era possibile. Poi in Europa, a Milano, a Parigi, a Francoforte, ci sono stati gli attacchi e gli agguati, ma in California non era possibile, spazi vastissimi, quindi dovete nasconderli per fare l'agguato. Molti musicisti, che sappiamo insomma, che la musica è uno dei tuoi temi prediletti. Ecco, tra questi musicisti, qual è quello che ti ha interessato di più incontrare e il cui ritratto resta anche più fissato? Ma in realtà Luciano Berio, perché con Berio ci siamo incontrati e abbiamo chiacchierato per decenni, per anni. Non solo, ma anche poi ci sono stati dei momenti abbastanza difficili, perché sia Berio sia Italo Calvino, che avevano litigato fra di loro per un'opera in scena a Salisburgo, e loro mi avevano detto tutti e due: valla a vedere e poi mi dici in confidenza cosa ti è sembrato. A me sembrava pessima, e allora gliel'ho detto a tutte e due, e ci sono rimasti ovviamente malissimo, ma insomma era un re in ascolto, era una brutta opera, e poi anche quando è stata data e ridata non è che fosse un granché, però mi è spiaciuto trovare quei giorni lì a Salisburgo, trovare scadente sia la musica di Luciano Berio sia il testo del libretto di Italo Calvino. Uno dei personaggi che tu un po' maltratti, se posso dire così, insomma, certo non sembra molto simpatico, anche se hai fatto parecchi libri anche con lui, è Giulio Einaudi. Si apre, diciamo così, con questo personaggio anche un po'
quasi regale, un personaggio spigoloso, difficile, insomma, però è uno di quelli che tratti il peggio nel libro, sì, perché non ti era simpatico, non ti piaceva. Simpatico non è, non faceva niente per sembrare simpatico, giustamente, perché era regale, maestoso e non pagava. Questa è stata una delle ragioni del tuo dissidio. Certo che era una ragione principale, perché pubblicava i libri ma non li pagava, e quindi era anche una ragione ottima. Un altro personaggio che poi figura anche lì, insomma, nella prima pagina dedicata a Einaudi, regale anche lui, è invece positivo, è Luchino Visconti, no? Ce ne vuoi un po' parlare? Ah beh, ma Luchino Visconti, dicevamo a Milano, si diceva a Milano o meno, dicevano i suoi amici, che era un vero Valvassino, cioè Valvassino che è ancora meno del Valvassore, però tiene una sua piccola corte di dipendenti del Valvassino, che è meno di così. E allora lui aveva una sua piccola corte e lui faceva anche qualche imbroglio, perché per esempio per Gianni Testori, con Gianni Testori e con Luchino Visconti nella casa di via Salaria, mi pare così, in mezzo a tutti i vetri siciliani, le maioliche, le ceramiche, più o meno siciliane, così, e abbiamo avuto diverse colazioni così, e c'erano molte preoccupazioni perché c'erano le URSS sulle poltrone, sui divani, perché si era d'estate, e quindi le URSS, c'erano, le US, vedete, si sta chiedendo cosa sono, eh? Le US sono le coperte, eccetera, così, che poi anche poi, adesso veniamo anni successivi, quando c'era la sorella di Luchino, la moglie di Franco Mannino, che si chiamava, non mi ricordo come, e che prendeva le US, che poi accompagnavamo insieme al Cairo, e allora si prendevano al Cairo le US per i divani italiani in tutte le aree maggiori di Visconti, più o meno di campagna, e allora con queste US c'era una oltretutto, mentre Gianni Testori cercava di concludere al solito, così invece ci furono delle mancate coincidenze per cui la Rialda, recitata pessimamente da Morelli e Stoppa in milanese, che poi oltretutto Morelli e Stoppa in milanese proprio non andava bene, condannata però, quindi tutti a difendere la Rialda, condannata a Milano, e lì Gianni Testori, anche per quel film Rocco e i suoi fratelli, aveva dato dei suggerimenti linguistici che non sono mai stati riconosciuti, mentre invece Rocco e i suoi fratelli, che era ambientato a Milano, quindi andava perlomeno riconosciuto il suo contributo, invece è stato bidonato, e quindi una delle ragioni per cui io non ho mai voluto collaborare era quello, perché i registi come Fellini, che assorbivano dai seguaci, come Fellini con Flaiano, assorbivano dai seguaci, ma però non davano niente in cambio,
e allora buonanotte. Ma i film di Scotti ti piacevano? Ti sono piaciuti? Beh, era molto pomposo e lento, perché per esempio se si guarda il ballo del Gattopardo e lo si paragona ai balli di Via Colvento, lì si capisce quello che hanno insistito a lungo sui balli del Gattopardo e c'era molta insistenza e molta ripetizione. Un regista che tu stronchi qui sta perché nei primi nomi è quello di Antonioni, no? Riporti una stroncatura d'epoca, insomma, uno dei suoi film. Sì. Non ti piace Antonioni? No, perché mi sembrava le idee delle mezze calze, della mezza cultura, così. E Antonioni è in realtà una mezza calza della cultura. Io poi ero abbastanza amico di sua moglie, perché era Loredana Balboni, Letizia Balboni, erano due sorelle, Letizia e Loredana, che erano le Balboni di Ferrara, quindi di ottima famiglia. Letizia e Loredana era la moglie di un critico che è mancato presto. Mi sembrava che ci fosse un mezzo calzettismo tale per cui, non so, cito anche diversi esempi, nel film La Notte, dove finalmente muore uno scrittore, muore felice perché è stato pubblicato sull'Europa letteraria, ma l'Europa letteraria a metà mese già chiedevano: non avete niente, non avete dei fondi di bottega, di cose così, perché l'Europa letteraria è così, questo che muore felice perché finalmente il suo pezzo esce sull'Europa letteraria, non solo, ma non a Milano d'agosto, così, dove l'unica macchina porta un canottino sul tetto, così, perché altre macchine non ne girano, e allora si finisce per restare un po' perplessi sul fatto che ci sia una casa editrice che fa i suoi parti d'agosto. Allora, cambio scena, vengo a Milano, insomma, che tra l'altro Roma e Milano sono le due città di questi ritratti. Vengo a Gaulenti, quindi dici due cose molto interessanti in questo ritratto. Da un lato, che non esiste in realtà nessun edificio italiano del tempo, insomma, di questo periodo in cui ha operato Gaulenti e gli altri architetti milanesi di qualità, ecco. Nessuno che stia a fianco anche dei libri o dei film, ecco. Dice, l'unica cosa è il Grattacielo Pirelli di Gio Ponti, ecco. Quindi un'assenza totale di costruzione, e dice, insomma, in fondo il capitalismo italiano, insomma, gli industriali, le persone che avevano questa capacità economica di far costruire questi edifici, non l'hanno sostanzialmente fatto, ecco. Questa è una prima cosa, è così? Sì. E la ragione profonda qual è? La ragione profonda è la mancanza di cultura architettonica, perché se si pensa che quando fu fatta in Piazza del Duomo a Milano il nuovo edificio della Rinascente, e che poi l'architetto Ferdinando Reggiori, ed era un classico che aveva ripreso dei modelli, delle idee del Cinquecento o anche prima. E allora c'era un comico, ma con tutto il pubblico dei commentatori
d'accordo, diceva se me volevi bene, se me volevi bene, veramente non la dovevi fare sta rinascente. Non solo, poi davanti a sto trionfo del progresso mi viene a dire a chi te sei fesso. E allora non si usava ancora, non era ancora stato sdoganato l'epiteto di stronzo, perché allora così. E allora architesse il fesso veniva sdoganato, e allora tutti i commendatori con gli abiti, il pantolone di cammello, in gioiellate, così facevano architesse il fesso. L'altra cosa che dici nel ritratto della Garolenti, dice che sostanzialmente, insomma, il miglior design europeo si è fatto a Milano, fatto dagli architetti geniali che, non potendo costruire, hanno fatto gli oggetti. Quindi è una cosa, un'osservazione, non mi pare di averla letta da altre parti, ma in ogni caso la dici molto bene. Non aveva ancora fatto il Museo d'Orsay. Sì. Non l'aveva ancora fatto allora. Ti pare un'architettura riuscita? Ti pare un'architettura riuscita? No, è appunto per quello che mi sembra greve, pesante. Quindi il design, che è una delle eccellenze, come si usa questa parola italiana insieme alla moda, è stata fatta come un ripiego. Tu insisti su questo fatto? Gli oggetti erano bellissimi. Basta girare per le strade di Milano, paragonare le facciate, non tanto i giardinetti interni, i chiostrini più o meno deliziosi, così, le facciate, ecco tutto. Dice a un certo punto, sempre in questo ritratto, forse una cosa che vale anche per l'oggi, insomma, dice dello spreco del talento creativo. Questi erano bravissimi architetti, non gli ha fatto costruire niente, hanno fatto gli oggetti, hanno fatto grande design, ma c'è uno spreco del talento creativo. Secondo te è una caratteristica italiana o no, questa di sprecare? E lo spreco di talento creativo c'è molto anche in letteratura. Allora, andiamo a un altro personaggio più giovane di Calvino e di Pasolini, dove questo tema forse dello spreco viene fuori, che è Tondelli. Io ricordavo un pezzo che poi qui hai ripreso quando è morto Pier Vittorio Tondelli, e la cosa un po' sorpresa è che non avevo capito che eri anche legato in un certo senso, perché c'è questo legame anche a distanza, perché credo che ti abbia telefonato solo una volta, a parte le dediche dei libri. Perché c'era questo legame con Tondelli? Perché semplicemente voleva rifare alcune mie pagine, e per esempio c'è un enorme volume che raccoglie le cose di Tondelli, le pagine di Tondelli, il postmoderno. Ed era fatto sul modello di Parigi O'Cara. Parigi O'Cara era invece, detta poi di Vassanti, che l'ha pubblicato nella sua biblioteca di letteratura, era un romanzo di formazione che si poteva fare soltanto durante la formazione, una volta sola nella vita. Cioè, questo era il giudizio di Giorgio Vassani, ed è infatti l'ha pubblicato. Mentre invece in un weekend postmoderno di Tondelli, lui arriva quando ormai sono tutti morti, e quindi trova delle tombe, delle lapidi, non delle persone vive con cui dialogare. Ed è quella la questione, che arriva tardi, quando sono morti. C'è un effetto nostalgia in questo libro di Tondelli? No, c'è un effetto nostalgia, perché sì. Che invece nei primi libri che tu hai pubblicato, soprattutto Feltrinelli, per giocare, non c'è. C'era invece appunto una presa diretta, ecco, rispetto alla realtà. C'era una presa diretta perché erano, come dicevo,
diceva Bassani giustamente, erano romanzi di formazione scritti durante la formazione medesima. Ecco. E invece nel caso di Tondelli si arriva tardi. Beh, faccio un'obiezione. In fondo questo libro bellissimo, appassionato, l'ho letto quest'estate, letto e riletto, è un po' un weekend postmoderno, perché è un libro molto di nostalgia. Tu a un certo punto dici una frase che ti ho sentito dire varie volte, cioè sul fatto eravamo insieme con queste persone, Pasolini, Calvino, poi sono morti tutti, io sono rimasto qui, sono rimasto da solo e ci eravamo promessi della vecchiaia di fare delle cose insieme. Sì, questa è la frase che tu dici. Cioè, quindi è una forte nostalgia questo libro. Ma c'è una forte nostalgia, perché se si pensa per esempio a Goffredo Parisi, che era del 29 è morto 20 anni fa, così io con Goffredo avrei voluto star lì ancora veramente con le castagne e col fuoco. Io pensavo molto a Goffredo invece purtroppo se n'è andato. L'amicizia conta moltissimo in questo libro. Sì. Passa, ecco, che cos'è per te l'amicizia anche con queste persone, poi la maggior parte sono scoperti, ma non solo, alcuni, come hai detto, sono musicisti, insomma, che cos'è l'amicizia per te? Non legami affettivi, sinceramente, legami affettivi. Quanto si legano questi legami alla tua scrittura e alla tua attenzione, anche alla tua curiosità? È difficile trovare da dire, perché è uno stesso sentimento che ti invade, ti travolge, così, oppure ogni volta cambia il tipo di legame, chi lo sa. Parisi è una di queste persone, forse per la sua personalità, per il suo modo d'essere. Ma certo, ma era simpatico, vizioso e stravagante, e a un certo punto ha deciso di, cioè quando si è sentito morire, ha deciso di ritirarsi a Ponte di Piave, perché doveva fare tutti i giorni delle pratiche cliniche, e così, e lì lo trovava all'ospedale più semplice, più facile. Io sono andato a trovarlo a Ponte di Piave e mi ricordo di essere stato con una signora che era niente meno che il generale della Croce Rossa, una signora che c'è ancora, generale della Croce Rossa, e gli avevo detto vado a trovare un amico che in fin di vita, e lei mi aveva detto lì ci sono delle ottime signore in Veneto, stanno andando delle ottime signore che possono andare a visitare, a curare delle volontarie e così, e io gli ho detto e Goffredo mi ha risposto ma ormai è troppo tardi per incontrare delle persone sconosciute. Ci sono anche altri personaggi che anche bizzarri, strani, a volte alcuni per me anche sconosciuti, insomma. Per esempio? Adesso stavo cercandolo, l'unico di cui c'è solo il nome, adesso mi era caduto sotto gli occhi Fornasetti, di cui hai anche scritto di recente, perché è stato la moglie. No, Fornasetti si conosce, no? Ma sono anche questi intrecci, non conoscevo Piero Tosi. Non è possibile, perché con Piero Tosi e con Franchino Zeffirelli si faceva colazione tutti i giorni negli anni 50 alla Trattoria Romana in via Frattina, dove c'erano la Asti, la Betti, Mario Misironi, e c'erano appunto Pierino Tosi che era lì con noi tutti i giorni, e dove nascevano poi la maggior parte delle migliori battute del cinema italiano di quegli anni, perché nascevano lì a tavola, e siccome
tutti che lo posi, Cefirelli, Missioni, così, Ruggero Volari, altri così, le sentivano, poi le mettevano nei loro film. Ci l'ho ritrovato, Verdura. Furco, Verdura. Che l'unico a cui non hai messo il nome, Alberto, sia nella pagina. Furco di Verdura era un nobile siciliano degli anni 30 che era andato a, prima a Parigi e poi a New York per fare dei gioielli e allora faceva delle piccole delle pietre paesine con dei piccolissimi disegni sopra così, e danzava volentieri a Spoleto volentieri perché, come ti spiego, mi racconto lì, si divertiva a creare questi vecchi palazzi, di cui poi lui era molto pratico venendo da Palermo, e faceva gli angoli tipo Duse, tipo Sara Bernardo, così sistemando i fiori secchi, i fiori freschi. E allora ci si divertiva molto perché era indiavolato con delle vestagliette, lui era brutto e anzianotto, aveva delle vestagliette così, e lui danzava continuamente e fra l'altro siccome in Fratelli d'Italia è raccontato sotto il nome di Greville, stato temporaneo di Shakespeare, poeta ragguardevole dimenticato, e allora quando a un certo punto pubblicò The Summer Days, solo in inglese perché poi non uscì mai in italiano, ed era un libro suo di memorie così, lui me lo mandò con una dedica dicendo anch'io. Sì, racconti l'episodio della sua morte investito da questo taxi, no? Che cade per terra. Cade per terra e viene soccorso subito perché era successo in Eaton Square, qualcosa di posto molto centrale, Shakespeare di Londra, dove viene soccorso immediatamente e poliziotto, dovendo scrivere il verbale, c'è che è viene investito un signore della parente età di 76 anni, lui apre un occhietto e prima di cadere dice 64, quindi calandosi più di 10. E poi ci fu l'episodio disgraziato di un suo amico, che non so, San Peter John, cioè, che decide di fargli fare alle ceneri, perché ormai c'erano le ceneri, di fargli fare un giro delle case dove era stato meglio in campagna nel corso degli anni. E la prima tappa era Marlia, ovviamente, che la Villa Becci Blond vicino a Lucca. Arriva all'aeroporto di Pisa e lì tutti i parenti vestiti da lutto per raccogliere le ceneri, così sono lì e vedono un episodio tremendo, cioè un parapiglia dove il povero Jack lì viene legato.
legato, ammanettato così, allora si precipitano per sentire e allora gli aveva detto, gli avevano chiesto cosa contiene l'urna e lui ha risposto ashes, cenere, quindi è stato capito ashes. Non c'è nessuna di queste nobildonne o signore nobili in cui in questi anni, soprattutto per esempio della nobiltà nera romana di cui tu ci hai raccontato a voce i ritratti, non c'è nessuno di questi personaggi in questi ritratti italiani, invece spesso a voce fai racconti di queste case, delle loro parentele, dei quadri. Perché non c'è nessuno di questi personaggi? Non so come mai, perché... Perché no, non c'è Mimipecci, non c'è, ci sarà Mimipecci. Sì, c'è Mimipecci, non può non esserci. Che poi fra l'altro attualmente, siccome c'è a Venezia, alla Fondazione Cini, ci sono i vetri di Tommaso Nuzzi che si inaugura la mostra credo la settimana prossima, allora, e poi Tommaso Nuzzi fu molto capriccioso e fra l'altro fu anche un vetraio bravissimo, allora Tommaso Nuzzi fece anche il teatro della Cometa per Mimipecci, la quale gli aveva detto lo voglio identico al teatro di corte di Versailles e questo significava che in platea c'erano delle panchette senza schienale. Lì si sono lamentati moltissimo gli ospiti delle panchette senza schienale perché a Mimipecci aveva messo le autorità in primo piano, non potevano appoggiarsi. Allora Tommaso Nuzzi mi ha detto ma come Versailles? Invece no, bisogna mettere gli schienali perché la gente si lamenta e allora sono stati messi gli schienali in una notte perché poi la seconda replica c'erano già. Beh, e del resto Tommaso Nuzzi a cui Lili Volpi gli aveva chiesto una petite folie a Sabaudia, fece a Sabaudia quella petite folie che era un mausoleo, un volpeo,